Per la sanità biellese, non solo, il tema al centro continua ad essere quello della vaccinazione anti-Covid. Si sta correndo, si sono aperti altri hub. Ci dettagli la situazione? Sì, noi abbiamo cercato di aprire l'offerta, di ampliarla, quindi abbiamo inaugurato il centro della provincia del Cantinone, Cossato, l'ospedale, Beaver. Abbiamo in programma durante il weekend alcune aperture di prossimità per venire incontro anche a delle situazioni locali. Il nostro obiettivo è di circa 1250 vaccinazioni al giorno, di dosi booster cosiddette, e questo è il nostro impegno. Quindi dovremo per la fine di febbraio, metà marzo, completare il ciclo delle dosi booster a tutta la popolazione, e quindi questo è il nostro impegno. Non dobbiamo dimenticarci che in questo momento rimane la vaccinazione l'arma più forte, efficace, strategica di cui disponiamo. Abbiamo anche dato disposizione di utilizzare gli anticorpi monoclonali, quindi c'è una rete regionale, aziendale che sta sviluppando questa opportunità per una serie di una tipologia specifica di pazienti che possono trarne beneficio, però l'invito è sempre quello alla responsabilità, alla cautela, e chi non l'avesse ancora fatto, ricordiamo che c'è l'accesso diretto, quindi senza prenotazione, per quella fetta di popolazione, di pazienti, di utenti che ancora non si sono vaccinati per varie ragioni. E quindi ribadiamo, come da alcuni mesi or sono, la nostra disponibilità, e facciamo un appello appunto a considerare tutti gli aspetti. E questo ci preoccupa alquanto, perché abbiamo già dovuto provvedere alla riconversione e alla rimodulazione dei reparti. Questo significa anche un gravoso impegno da parte di tutti gli operatori, e soprattutto in questo periodo di festività, di feste a ridosso del Natale, del Capodanno, pensare che chiaramente ci sarà il sacrificio da parte di noi tutti per garantire la massima disponibilità e l'attenzione massima per un eventuale aumento, così come purtroppo è previsto, dei casi di infezione e di pazienti che dovranno ricorrere alle strutture ospedaliere.